Bonjour à tout le monde. Vi volevo parlare di questo cortometraggio del 1952, Le Rideaux Cramoisis, di Alexandre Astruc. Il cortometraggio del 1952. Presentato nel 1952, uscito nel 1953, presentato in Italia nel 1960. Documentario veramente leggero, molto 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 carino, su un rapporto sentimentale, d'amore, passionale di due giovani, un giovane tenente che viene ospitato in una famiglia borghese di provincia. Il periodo in cui siamo è quello della Seconda Repubblica Francese. Quindi quel brevissimo periodo qua, dal 1848 al 1851, descritto molto bene anche nelle Memorie d'oltretomba di François-René Chateaubriand. Tra i protagonisti c'è una bravissima Anouk Aimée. E il regista Alexandre Astruc è stato uno dei fautori, dei promotori della teoria, la teoria dell'autore, per cui, cioè, comunque secondo la quale diceva il regista si deve impegnare in prima persona a tenere in mano la videocamera esattamente come uno scrittore fa con la sua penna. Infatti vediamo già delle prime sequenze i movimenti che compie la camera. Il film è tratto da una delle storie, delle short story di Barbier d'Aurevilly, Le Diabolique. In particolare è la prima, The Crimson Curtain. In Italia è uscito come La Tenda Scarlatta. Questo è il regista Alexandre Astruc. Sta la protagonista femminile, Anouk Aimée. Questi racconti sono molto incentrati sulla borghesia di quegli anni e la noia, anche l'apatia vissuta dalla borghesia di quegli anni. Quindi ci sono spesso molti racconti di protagonisti e personaggi che passano ore e ore a intrattenersi con giochi che diventano quasi noiosi. Faccio vedere il film Le Rideaux Cramoisis, The Crimson Curtain. Vediamo un po' di immagini, parlavo proprio della noia della borghesia e comincia proprio con uno di questi giochi che sembrano già annoiare il protagonista. Protagonista che è un giovane ufficiale, giovane tenente. Sergent, et je sortais de l'école militaire. Nommé sous-lieutenant dans un simple régiment d'infanterie de ligne, j'avais vite rejoint ma ville de garnison. C'était vraiment le pire endroit où le hasard put m'envoyer pour mes débuts. Je ne me souviens pas d'avoir fait jamais de plus ennuyeux séjour. Seulement, avec l'âge que j'avais et la première idée de l'uniforme, je ne souffrais guère de ce qui plus tard m'aurait paru insupportable. Au fond, que me faisait cette morne ville de province? Je l'habitais après tout beaucoup moins que mon uniforme, un chef-d'œuvre de Thomassin et Piet qui me ravissait. C'était la première fois qu'il y Lui avait. comincia a chiedersi che cosa ci sarebbe stato per me in questa piccola cittadina di provincia. In Je me mettais en grande tenue toutes aiguillettes dehors. realtà troverà una Je vous le dis en dehors de cet uniforme et de cette grande manière de passione. gonfler le canon. Tout m'était égal. Quant aux autres que je m'étais donné en louant une chambre, c'était bien ce qu'on pouvait imaginer de plus bourgeois. Molto, C'était molto les deux, belli anche. le mari et la femme. Ovviamente i giochi di luce con il bianco e En relation nero. avec moi, ils avaient cette politesse qu'on ne trouve plus qu'en province. Mais je n'étais pas à l'âge où l'on observe pour observer. Il m'intéressait trop peu pour que je pense à pénétrer dans le passé de ces deux vieilles gens
alla vie desquelles je me mêlais de la Lui è partie, completamente comme si apatico fosse in un questa voisin. situazione. Qui Un mercoledì vediamo soir, pour le dîner la improvvisé, tavola nella quale i commensali compiono considérant tutte être le un loro soldat, azioni. j'étais un soldat. Je m'aimais pour demain comme là-bas, et je comprenais très bien les dévots qui s'arrangent sur cette terre comme dans un coupe-gorge où l'on n'a qu'à passer la nuit. Sembra Ce veramente giorno-là, tutto molto, dopo un molto, semestre molto di logement noioso. qui vient Tanto i d'être mesi rénové, passano, quand fino a rentrant dans quando la chambre comme à all'improvviso. l'accoutumée, j'aperçus dans un coin de l'entrée une jeune personne sur l'existence de laquelle je n'avais pas encore entendu dire un seul mot. Non scopre che c'era anche una ragazza. Siamo entrati in scena. I personaggi di queste storie, di queste short story delle Diaboliche, personaggi femminili, sono tutti dei personaggi estremamente forti, provocatori, ma di grande Jamais je pourrais vivre à spessore, cette heure, ni come avant. anche il tenente descriverà lei in questo cortometraggio, era come una Je n'avais lastra di jamais compris ni marmo jamais osé. nascondeva un Pourtant, fuoco, elle venait probablement pour dîner. quindi molto fredda, forte nella superficie, Mais mon étonnement de la voir là ma fut éblouissant par altrettanto l'étonnement où je fus de savoir passionale. qui elle était quand mes deux hôtes me la présentèrent comme leur fille qui sortait de pension et qui allait désormais vivre avec eux. Ed ecco la presentazione della figlia appena ritornata da scuola. Bonjour. Beh, ve lo faccio vedere con calma, se volete vederlo, il link potete trovarlo questo sul mio sito, michelerovatti.com, oppure cercarlo anche su internet. Gli attori non parlano mai, c'è sempre la voce narrante del sottufficiale, gli altri non dicono una parola. Recitare senza parlare non è proprio semplicissimo. Il était impossible d'être moins la fille de gens comme eux que cette Lei è jeune femme. bravissima. Beh, buona visione.